Benvenuti amici dell'Orto Fornelli, oggi vi faccio vedere come pianto le cipolle. Dunque, le cipolle non sono piante molto esigenti in fatto di acqua. Normalmente si piantano dopo le prime gelate, più o meno lo stesso periodo in cui piantate le patate. Ho scelto un pezzo del mio terreno che non è stato coltivato per molto tempo. Ho intenzione di recuperare questa materia vegetale, di rimuovere prima questo tappeto erboso a mano, lavorare il terreno con la forca, piantare le cipolle e rimettere la materia vegetale in superficie. Ho calcolato che per 50 cipolle, se le metto a 20 centimetri ciascuna, mi basteranno 22 metri e mezzo per 1 metro, quindi vi basta davvero poco spazio per piantare una quantità decente di cipolle. Queste piantine le ho pagate 3,50 euro, sono di cipolle bianche. Oggi è il 2 febbraio e raccoglierò le piantine, si presume, verso giugno. Vi faccio vedere, una volta pulito il terreno, come si presenta. Ecco, il terreno smosso con la forca e pareggiato col rastrello. E ora preparerò dei buchi in linea, distanti 20 cm uno dall'altro, e farò 4 file di cipolle. Ecco qua, ho messo il metro e ho usato la zappetta così per fare i buchi, per essere più veloce, una zappetta piccola. Ora mettiamo le cipolle. Metterò le cipolle non molto profonde, più o meno così, giusto per... Ecco fatto. Vi faccio vedere non appena le ho messe tutte. Ecco le cipolle piantate. In 2,5 metri per 1 metro ci sono state 50 cipolle. Dunque ora rimetterò parte della faccia matura che ho tolto prima, per mantenere il terreno umido e fertilizzare. Vi faccio vedere appena l'ho messa. Ecco, messa la nostra faccia matura. Dunque, il video delle cipolle è terminato. Se avete consigli su come piantarle o vostre esperienze, potete commentare sotto questo video. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!